in questo numero di Pet News Magazine. Giornata degli oceani, torna in mare la tartaruga Gui. Farfalle, ecco come sono nate e si sono evolute. La memoria degli elefanti, mito o realtà? Salvata e soccorsa, torna in mare la piccola Gui, l'esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta, trovata in difficoltà sulla spiaggia di Montalto di Castro lo scorso 12 marzo. Per prendersene cura era stata attivata la rete regionale per il recupero e la salvaguardia delle tartarughe marine Tartalazio, della quale fa parte anche il centro di primo soccorso della Fondazione Zoomarine. Lì è stata trasportata anche grazie all'aiuto di alcuni volontari che hanno permesso il recupero e il trasporto dell'esemplare in pochissimo tempo. La piccola, di appena 3 anni, è potuta tornare finalmente in mare in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, un evento che ogni anno celebra l'importanza di mari e oceani con la loro bellezza e le meravigliose creature da preservare e difendere che li popolano. La tartaruga era arrivata al centro di Zoomarine con una pinna anteriore amputata e una lesione importante sulla testa, oltre a ferite sul collo dovute probabilmente a un precedente intrappolamento in reti, lenze o cime. Un nuovo importante studio scientifico ha presentato il quadro filogenetico globale delle farfalle nel più grande albero della vita mai creato e grazie al quale ora sappiamo dove le farfalle hanno avuto origine e come si sono evolute. A darne notizia un nuovo studio scientifico pubblicato recentemente sulla rivista Nature Ecology and Evolution. Gli scienziati guidati da Akito Kawahara nel Florida Museum of Natural History sono partiti da 11 rari fossili di farfalle sequenziando 391 geni di quasi 2300 specie provenienti da 90 paesi, specie che rappresenterebbero ad oggi il 92% di tutti i tipi conosciuti. I risultati hanno mostrato che le primissime farfalle avrebbero avuto origine nell'attuale Nord America occidentale circa 100 milioni di anni fa, quando il clima globale si raffreddò di 5 gradi e le farfalle iniziarono a migrare e distribuirsi in altre zone. Dopo aver raggiunto l'Asia attraversando il ponte di terra dello stretto di Bering, si sono dirette verso il sud-est asiatico, nel Medio Oriente e nel Corno d'Africa. Instancabili, le stesse si sono spinte circa 60 milioni di anni fa, perfino in India e in Australia. Intorno ai 45 milioni di anni fa le farfalle partirono in volo alla volta dell'Europa dopo una lunga pausa ai confini dell'Asia occidentale. Gli elefanti non dimenticano mai nulla. Ma sarà vero? Rinomata la reputazione degli elefanti in fatto di memoria, mito o realtà? Certo è che questi pachidermi si sono evoluti per ricordare dettagli che sono fondamentali per la loro sopravvivenza. Gli elefanti africani più anziani infatti possono ricordare suoni e odori unici dei loro predatori e tornare sui loro passi per trovare pozze d'acqua o distinguere membri della famiglia e compagni rispetto a centinaia di altri elefanti. Graham Shannon, docente di zoologia presso la Bangor University nel Regno Unito, afferma che tutte queste interazioni richiederebbero un cervello in grado di elaborare informazioni dettagliate. Bisognose di nutrirsi con 150 kg di cibo al giorno, non possono scordare di certo i luoghi dove si trova il loro carburante. L'elefante sarebbe poi un animale dal carattere altamente sociale. Ciò richiede una notevole potenza cerebrale, continua Shannon. È fondamentale che gli elefanti abbiano una conoscenza dettagliata delle famiglie e degli stretti collaboratori, oltre ad essere in grado di identificare gli estranei. In uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science nel 2014, Shannon e colleghi hanno dimostrato che gli elefanti sono in grado di identificare le voci degli umani che rappresenterebbero una minaccia. Durante lo studio, infatti, le creature tendevano a difendersi con più frequenza quando sentivano le voci registrate degli uomini Masai che periodicamente predano i pachidermi rispetto a quelle di donne e bambini.